Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio cucinare qualcosa di eccezionale, una zuppa di cipolle alla francese, e per fare questo video mi sono ispirato ovviamente ad uno chef francese che ha un bellissimo canale YouTube, tra l'altro vi consiglio di andare a cercarlo e iscrivervi, che è Alex, ma penso che molti lo conoscono, ne ha già molti di iscritti perché è veramente bravo, e quindi voglio fare questa zuppa alla francese ispirata da lui. Ed eccoci qua, pronti per cucinare la zuppa alla francese, veramente eccezionale! Come ci insegna il nostro buon Alex, la prima cosa da fare è preparare un brodo buonissimo di manzo. Perciò utilizzeremo una cipolla, andiamo a farla a pezzettoni grandi, un sedano, e poi abbiamo il nostro pezzo di osso. Ho mangiato la bistecca alla fiorentina l'altro giorno, e adesso ci faccio il brodo buonissimo. Togliamo tutta la sciscia e la mettiamo dentro una teglia da forno, in questo modo. Dentro al forno finché non sarà rosolata alla perfezione. Questa è una tempistica, diciamo, un po' troppo allungata. A questo punto possiamo prendere la nostra carne e le nostre verdure e mettere una bella pentolone ed aggiungere anche l'acqua presa dalla nostra teglia per aggiungere ancora più sapore. Ho fatto un coubillon di erbette, un pizzico di sale, io ho messo all'oro, timo, e adesso andiamo a metterlo sul fuoco. Lo teniamo a fuoco lento per, diciamo, almeno 3 o 4 ore, diventerà un brodo eccezionale. Me lo immagino già quanto sarà profumato. Non badate le salsicce, quella è un'altra ricetta. Ed ecco invece il nostro brodo buonissimo e bellissimo che sta, diciamo, sbollentando piano piano per diventare eccezionalmente pieno di sapore. E quindi ragazzi, il nostro brodo è pronto. Adesso andiamo a filtrarlo, a togliere tutto questo grasso che non ci piace, per proseguire con la nostra ricettina fantastica. Togliete queste cose, buttiamo via questo grasso. Come ultimo passaggio togliamo le erbette e filtriamo il brodo per poterlo utilizzare per cuocere le cipolle. Perciò adesso ho tagliato già le mie cipolle bianche, erano circa un chilo di cipolle, e adesso noi andiamo finalmente a cuocere le nostre cipolle per la zuppa, e useremo questo bellissimo tegame in terracotta fiorentino. Inseriamo in pentola una noce di burro e un goccio d'olio extravergine di oliva, accendiamo il fuoco e lo teniamo basso 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 finché non sarà sciolto. A questo punto aggiungiamo tutte le nostre cipolle, le giriamo bene, le facciamo cuocere per circa un'oretta, così diventeranno belle marroncine e piene di sapore eccezionale. Ragazzi, non potete capire già il profumo che c'è in questa casa. Ovviamente ho aggiunto un pizzico di sale e adesso vado con del buonissimo vino bianco e aggiungerò questo allorino che ho preparato. Avete anche la ricetta sul mio canale YouTube, mi raccomando, andate a vederla. A questo punto siamo pronti per aggiungere del brodo. Aggiungiamo brodo in una quantità, diciamo, eccezionale. Ne aggiungiamo almeno 3 o 4 mestoloni e dopo una mezz'oretta ne aggiungiamo almeno un altro. Aggiustiamo di sale e facciamo cuocere ancora finché non saranno perfettamente cotte. A questo punto, miei cari, non ci resta che mettere le nostre cipolle dentro una teglia da forno, in questo modo. Le distribuiamo ben bene finché la nostra teglia non sarà completamente piena, e a questo punto aggiungiamo del pane, lo mettiamo sopra, tagliato così a bruschetta proprio, lo mettiamo sopra che darà una croccantezza eccezionale al piatto, sarà veramente un tocco in più alla fine della ricetta. E a questo punto io ci ho grattugiato sopra del pecorino toscano, voi potete grattugiarci sopra il formaggio che più preferite. Il nostro amico Alex ovviamente aveva usato un formaggio francese, ma io non ne posseggo, perciò adesso andiamo in forno e la facciamo cuocere a questo punto una ventina di minuti a 200 gradi, ed ecco qua la nostra zuppa, ragazzi! Ed ecco qua pronto la nostra zuppa di cipolle alla francese, con del pane croccante e del pecorino.
buonissimo, ragazzi. Il pane croccante e il pecorino danno veramente un tocco speciale a questo piatto, qualcosa in più. Ma mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Nessun francese è stato maltrattato per questa ricetta.